Io credo che molti dei nostri amici parlamentari devono andare via, sentivo, che hanno degli impegni. Facciamo una battuta finale, ciò che tipo una battuta finale. Quando Monti dice in Italia la casa è tassata meno che in altri paesi, allora è una bugia, non è vero? Beh, questa è stata un'analisi molto Sì, ben fatta, approfondita. approfondita, che fa anche le differenze dei sistemi fiscali, Sì. perché è chiaro che se in Francia c'è il quoziente familiare, il rapporto e la tassazione è fatta in rapporto al numero dei componenti Venti la della famiglia. famiglia, quindi è anche difficile fare, diciamo, un confronto esatto. Sulla tassa secca, sulla casa, la nostra è più bassa degli altri paesi, se calcoliamo soltanto quello, se calcoliamo solo il 4 per 1000, certo, se calcoliamo invece tutti gli altri indicatori che il vostro rapporto ha fatto, la situazione cambia. Non c'è dubbio che c'è un tema, di rivedere complessivamente una politica fatta sull'immobiliare, che è stata legata fino ad un sistema, che è morto nel 2008, perché questa è la realtà vera di questa vicenda, che dobbiamo insieme trovare il modo di rilanciare, ricostruire attraverso nuovi modelli di sviluppo in questo settore, perché la crisi economica complessiva e anche il fatto appunto che c'è una riduzione ed un cambiamento dei valori immobiliari, questo ha portato. Io credo che sia importante anche il tema della revisione del catasto, perché il nostro catasto, i nostri valori immobiliari non sono corrispondenti al vero valore immobiliare degli alloggi e degli immobili, e questo è un tema assolutamente emergente e urgente da affrontare. Grazie, Vantini. Beh, anche io saluto, in effetti devo proprio andare, ma con la FIAE i rapporti sono intensi. Voglio solo dire che noi abbiamo proposto più volte, veramente non è stato possibile, finora però non disperiamo, emendamenti specifici intanto sul tema della detraibilità dell'affitto per le giovani coppie, fino ad una certa fascia di reddito. Questo strumento va riproposto con la gradualità possibile e anche garantito da fondi, se ne parlava prima, di garanzia pubblici, perché un grande tema è consentire di più l'affitto, l'accesso alla prima casa da parte delle giovani famiglie, in generale se vogliamo rimettere in moto il patrimonio edilizio. Quindi la detraibilità dell'affitto è un primo punto. Occorrerebbe per il vero una politica di flat tax anche sulle dismissioni, perché sulle dismissioni ci sono due misure, che è un altro grande capitolo che rimette in moto però il settore immobiliare. C'è da semplificare quell'articolo 27, poi 33 bis, e far sì che la modifica delle destinazioni d'uso, cioè la liberalizzazione, insomma, una caserma non è più una caserma, non devi vendere una caserma, se no la devi vendere a un signore della guerra, sarà difficile trovare un acquirente. Ecco, si fa con l'atto di ricognizione dei beni da dismettere fatti dagli enti proprietari. Quella delibera ha valore anche di liberalizzazione e dismissioni. Poi si faranno le gare e il miglior progetto vince. Se si adotta questo sistema, e un sistema anche di tassazione un po' agevolata e un tutor amministrativo, sarà possibile attrarre soggetti investitori in Italia. Diversamente Non sarà si potrà un po' fare. difficile. L'ultima notazione la voglio dire perché doverosamente devo dirla. La dico anche al collega ed amico Li Gotti, che vedo che ha una verve, diciamo, da un giusto entusiasmo da diciottenne, però siccome anche lui siede sui banchi del Parlamento da un po' di tempo, qualche responsabilità se la deve prendere. Dal Noi ci 2008. siamo presa la responsabilità di fare, negli ultimi mesi, la riforma del secondo pilastro delle professioni, cioè delle nuove professioni. Dentro questo secondo pilastro, ordini e collegi riformati e più europei e professioni nuove o non regolamentate, come è stato detto, tra cui la vostra, degli agenti professionali, che ha le sue specificità, ma che ben può rientrare nel secondo pilastro,
vi è oggi uno spazio importante, come sa il Presidente Righi, ci siamo battuti insieme da molto tempo, e adesso questo riconoscimento è possibile a garanzia della professionalità degli iscritti e anche di qualche battaglia come quella della maggior possibilità, diciamo, di indicare, svolgere attività professionale, indicare istituti di credito, le cose di cui si è parlato, o di perseguire chi non ha titolo e in modo abusivo esercita la professione. Questo è un secondo strumento, il secondo pilastro, la legge sul riconoscimento delle nuove professioni, che può essere utile a voi, oltre che alla maggiore, diciamo, competitività dell'intero paese. Buon lavoro. Grazie. Va bene. Grazie. Anch'io chiedo scusa di andare via, credo che l'argomento sia stato approfondito. Mi permetto solamente di aggiungere una battuta, che la detraibilità del canone di affitto credo che sia una cosa importante. Innescherebbe anche il conflitto di interessi, ci sarebbe l'emersione anche di un'evasione in nera. Credo che tanti risultati si potrebbero ottenere con questo provvedimento, e non credo neanche, facendo emergere il nero, che ci sia una minore entrata per lo Stato, insomma, un'altra. E poi reitero di nuovo l'impegno a vederci dopo. Io chiaramente, essendo membro del Partito Democratico, rappresentante del Partito Democratico, penso che la mia parte politica, mi auguro di venire premiato dal corpo elettorale e di poter tornare qui per prendere impegni fattivi per costruire un nuovo rapporto con voi e risolvere parzialmente o tutti quelli che sono per adesso cose inevase. Buonasera, grazie. Grazie, grazie anche. Allora, io coinvolgo, visto che tanto Righi, Pazziani Testa e Giordano la loro l'hanno detta,